Siamo a Narniscalo, via dei Garofani, siamo negli spazi interni della scuola media e quello che vedete inquadrato è una sorta di laghetto diventato negli anni una pozza, comunque tutto intorno è degrado. Siamo con la consigliera del PDL Maria Lanari, la quale chiediamo qualche notizia rispetto a questa oscenità che stiamo inquadrando. Beh, sì, è oscenità perché effettivamente è uno spazio che è assolutamente limitrofo alla scuola e facente parte della scuola media Luigi Valli, sta all'interno del perimetro delimitato della scuola Luigi Media Luigi Valli. Questo degrado che giustamente citavi niente non era che un laghetto che tanti anni fa il preside decise di costruire o comunque mettere in campo, perché insieme a quest'altra struttura che è vicina doveva essere una sorta di laboratorio per, a livello didattico, per i ragazzi della scuola media. Da una parte il laghetto, da una parte la serra, e tutto questo ha funzionato fino a diversi anni fa, poi è andato tutto in abbandono. So che recentemente il corpo insegnante e la preside hanno chiesto all'amministrazione di ridare dignità a questo posto e poterlo così usufruire così come era stato fatto nel passato. Veramente potrebbe essere una cosa utile al momento, perché è uno spazio altrimenti inutilizzato e peraltro giustamente fatiscente, e potrebbe divenire, perché no, anche pericoloso, visto appunto che in questa pozza... Quanto è profonda, consigliera? Non lo so, adesso è difficile dirlo, ma sicuramente un paio di metri dall'orlo, ma poi l'acqua che comunque rimane per gli eventi meteorologici e via dicendo, probabilmente ci sarà un altro metro di fango. Ci diceva un insegnante poco fa passando, sì, appunto, che addirittura c'è del fango, quindi appunto, ancora più pericoloso, ancora perché più pericoloso. Sei un bambino. Poi ci diceva... La stazionata è tutta ormai divelta, non è più... Ecco, andiamo a vedere qualche particolare. Ci diceva, consigliera, lo stesso insegnante, che questo spazio rimane aperto tutto il giorno, fino a sera, insomma. In quindi pratica, chiunque può entrare, anche dei bambini, così che... Certo, anche al di fuori dell'ambito, scolastico, perché questa è una sorta anche di parcheggio per gli insegnanti, perché è uno spazio importante. Adesso voi vedete solamente la prima parte, ma... Ecco, andiamo dall'altra parte, sì. Certamente è una cosa, è uno spazio che... appunto è la lunghezza del complesso scolastico delimita poi il parco. Questo è il cancello, davanti c'è il liceo, si vede, questa è via dei Garofani, in modo che... Il complesso scolastico delle superiori, via dei Garofani, sì, e questo è come... Questo è il famoso laghetto, che non è più un laghetto, ma è semplicemente diventata una sorta di legni che si sono poi... diretti, chiodi arrugginiti. Sì, ecco, questa per quanto riguarda la staccionata, però, sì. Il laghetto, chiamiamolo laghetto, insomma, tanta immaginazione, ma nessuno sapeva di questa cosa possibile. Noi quasi per caso oggi, perché siamo qui per parlare d'altro, io mi sono accorto. No, insomma. Io devo dire lo sapevo, però so anche che c'è questa pressione nei confronti appunto dell'amministrazione per riportare il tutto a quello che era il progetto iniziale. E per cui parliamo tra l'altro di un intervento che non è che parliamo di milioni di euro, di una cosa con poche migliaia di euro. È un intervento assolutamente minimale, perché qui si tratta semplicemente di fare una bonifica all'interno della pozza e ripristinare il ridicolato esterno, il legno, come riterranno più opportuno a livello di sicurezza. Insomma. Anche la serra avrà bisogno di essere un pochino risistemata e soprattutto attrezzata, ovviamente, perché poi i contenitori bisogna anche riempirli per poter divenire efficienti e efficaci allo scopo per cui sono stati destinati. Qui c'è di tutto, praticamente la staccionata o staccionata che dir si voglia non esiste più. Non viene assolutamente manutentata, perché ovviamente le scuole non hanno il personale adibito a questo uso e l'amministrazione ancora una volta ha dimostrato un pochino di carenza. Tutt'al più viene tagliata l'erba, ma proprio perché è utile per poi parcheggiare gli spazi che sono intorno, ripeto, siccome sono utilizzati anche per il parcheggio,
l'erba viene tagliata. Sì, sì, ecco, vediamo qui tutto questo. Questa sì è la serra. Questa. Ho messo una sorta di transenna, ma che non ha assolutamente senso. Dov'è la transenna? Sì, questa, ma poi si entra dal lato. Ah, no, beh, più che transenna qui, evidentemente sembra che si erano rotti definitivamente i legni che componevano la staccionata e ci hanno messo questo nastro che è diventato. Per dare l'impressione che ci sia il camminamento in maniera adeguata. Insomma, qual è l'appello che vogliamo fare al comune? L'appello è quello che appunto credo di interpretare anche la volontà, l'esigenza, le richieste di tutto il corpo insegnante e della dirigenza perché l'amministrazione intervenga quanto prima a sistemare il tutto. Ripeto, io ero stata già interessata, però non avevo ritenuto, così come è mio abitudine, subito soffiare sul fuoco, ma mi auguro che in tempi brevi invece si riesca a raggiungere il risultato.